In uno scenario naturale riorganizzato per l'occasione, l'amministrazione comunale di Castro dei Volsci e il Comitato per la promozione dell'arte, della cultura e delle tradizioni popolari hanno organizzato nelle antiche e caratteristiche botteghe medioevali di Via Civita il presepe vivente 1995. Castro dei Volsci, un paese nel cuore della Ciociaria, dichiarato dal 1964 dal Ministero della Pubblica Istruzione zona di notevole interesse pubblico, perché tra l'altro la parte alta forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale. Tutti i cittadini hanno collaborato alla realizzazione del presepe vivente 1995. È la prima edizione, ma visto il grande successo e la partecipazione di pubblico che giunge a Castro dei Volsci proveniente da ogni parte, siamo convinti che questa iniziativa continuerà nei prossimi anni e diventerà sempre più importante, valorizzando così il centro storico, recuperando le botteghe artigiane e le antiche attrezzature contadine e artigiane usate anticamente dagli abitanti di Castro dei Volsci. Un presepe naturale nei vecchi vicoli e strade rimaste all'antica e non sopraffatte dal moderno, dove il visitatore trova un ambiente naturale e originale, arredato con attrezzi dati in prestito dai vecchi artigiani del luogo. Un presepe vivente realizzato dalla gente e con degli antichi costumi del luogo, rivalutando così le botteghe ed i vecchi mestieri artigianali del luogo. 15 i punti da visitare al coperto, in più il mercato all'aperto, il contadino con l'asino, il caldarostaio, i soldati in costume romano. Dall'antica sartoria con una sarta in costume ciociaro alla bottega artigianale dove si realizzano strumenti per la casa e le ciociare sono intente al lavoro. I vasi in terracotta, la bottega del fabbro, quella del calzolaio. Un'antica famiglia ciociara che vive in una sola grande stanza, usanza che troviamo nei piccoli paesi fino agli anni 60. I soldati in costume romano, per tornare ai tempi della nascita di Gesù. Il mercato rionale, la locanda dove si trovavano per bere e per far festa. Infine, la natività con un bel bambino, Gianluca, di appena 4 mesi, in un fienile, assistito amorevolmente da Giuseppe e Maria in un letto di fieno. Questa nostra iniziativa innanzitutto è nata per valorizzare il centro storico di Castro dei Volsci, un centro storico che vale la pena di visitare già al di là del presepe. Comunque per farlo conoscere abbiamo avuto questa idea, valorizzare le botteghe medievali che abbiamo e recuperare gli attrezzi, le attrezzature dei vecchi mestieri. Questa iniziativa speriamo si possa ripetere anche nei prossimi anni. E quest'estate nelle intenzioni almeno c'è quella di riproporre le vecchie botteghe medievali con una mostra itinerante. E facciamo un appello a tutti i ciociari che vengono a visitare questo presepe perché veramente ne vale la pena. Nell'occasione è stato bandito il concorso nazionale di fotografia avente come tema il presepe vivente di Castro dei Volsci.